Graf, ma tu da quanti anni è che fai questa cosa? Scratch, giri sulla schiena? Non abbastanza, comunque ho iniziato intorno all'82-83. Torino. A Torino? Teatro Regio, anche un po' prima con un tale atomico. Ah, madonna. Davide, omonimo. Sì, 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 sì. Davide che girava sulla testa, lo ricordo benissimo, poi parte. Grande. All'Hiroshima. Bimbo Mix all'epoca. Eh? Bimbo Mix. Si chiamava così? Si chiamava così. Ascolta, che a livello diciamo di B-Boy, chi è che diciamo che ti può aver influenzato di più? Cioè, tu chi guardavi, diciamo? Io ho l'esempio, io sono proprio uno dei pochi fortunati che ha avuto l'esempio da vicino di, non so, Next One, un nome a caso, tanto per dire il più bravo. E quello mi ha portato a incarognirmi ancora di più, sì, e a diventare più fanatico e a scoprire prima che queste storie sono reali, non è uno scherzo. E le studio più seriamente, sai, quando tu studi seriamente una roba, cioè quella roba lì la prendi sul serio, capito? Cioè diventi quella cosa lì. Quando tu invece viceversa, capito, non lo fai questa operazione, non fai, allora non vai a star bene assolutamente. Questa qua è una cosa che se non prendi seriamente non riesci a fare. No, è chiaro. Poi in Italia abbiamo tutte questi esempi di cattivo gusto, di gente che non riesce ad andare a tempo, non riesce a seguire una quantizzazione, diciamo, odierna, e neanche passata. E quindi rovina un po' le cose, ma questo genere di faccende fa in modo che si vada a stare bene, stranamente. Beh sì, che compensa. Se non c'è un sucker, non si ride. Non si vede la differenza fra un buono e un non buono. Ascolta, mentre invece, diciamo, il fatto dei piatti, quando ti sei cimentato? Subito. Subito, assieme... 82, leggermente quel periodo. Chi è che hai visto? Flash? Ho visto quei bellissimi video, storie varie, sai, anche Marco McLaren stesso, cioè, è riuscito stranamente a incuriosirmi. Anche se, voglio dire, Marco McLaren, cioè, ha portato... Ha fatto, cioè... E poi ha usato la gente giusta. Oh, le scratch, Alla fine, a capire come ha fatto, ma... Quello fa il ha fatto tutto, no? Sì, fatto sì, anche, sì. Ci ha portato lì poi, Brave Machine, storie. Ovviamente i Rocksteady Crew. Sì. Beh, comunque sono l'immagine più giusta. Ascolta, all'epoca io mi ricordo che ai party era difficile trovare due piatti, giusto? Quindi magari era molto più per chi ballava. No, vabbè, io mi ricordo che andavo coi giradischi. Eri tu che li portavi, ok? Ero io che li portavo, li trovavamo lì e ci arrangiavamo in qualche modo. Everybody.